Sì, Presidente, consegno ovviamente il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle a questa proposta. Dedico 30 secondi a sottolinearne l'importanza perché con questo provvedimento si vanno a sbloccare delle situazioni anche di degrado, della città. L'abbiamo anche analizzato più volte in commissione, sia quando abbiamo dato parere a questa proposta che quando abbiamo trattato il tema del piano urbano parcheggi. E ci sono stati degli interventi che nel corso degli anni non si sono completati per fallimenti dei proponenti e altre difficoltà. Questo provvedimento aiuta finalmente a sbloccare questi cantieri interrotti e ad avviarli al completamento. Quindi, insomma, si sana anche una ferita per la città che diciamo così profonda che risale a tanti anni addietro. Poi mi permetto con l'occasione di sottolineare anche l'importanza di rilanciare il piano urbano parcheggi con un nuovo piano che sia ovviamente aderente alle esigenze di mobilità che sono cambiate rispetto a quelle di fine anni 80, inizio anni 90, quando venne predisposto il piano urbano parcheggi che ancora aleggia sull'amministrazione. Chiaramente si deve proseguire, so che gli uffici. Il Dipartimento dei Trasporti sta facendo un lavoro intenso su questo, chiaramente finire di esaurire il precedente piano urbano parcheggi e poi secondo me lavorare con la massima determinazione per il nuovo piano. Grazie.